continuate a camminare, ormai sono praticamente 8 giorni di viaggio. Ormai. Giusto una Ci parte. siamo rotti un po' i Sì, coglioni. praticamente Sì, sì. siete arrivati praticamente vicino al... Non sta nemmeno sulla mappa, vedete un po' voi. Siete arrivati vicino a un villaggio che si chiama Elspin. cos'era quel rumore? Sarà che morivo. Praticamente il villaggio è pressoché disabitato, non c'è niente intorno, quindi andate avanti. Comunque, viaggiando vi incrociate con un altro carro che sta andando nella E direzione dai. opposta. Praticamente Cazzo ci fai? sono quattro falchi in giro per questo carro, che è aperto, a differenza vostra che è più o meno chiuso. No, ancora E volatili. vedete che la divisa è abbastanza familiare, riconoscete la divisa. E praticamente loro stanno andando a Walsby. Mentre vi girate per guardare, il carro si ferma. Ok, che vogliono? E vi intimano di scendere. Che cos'è la l'insegna che hanno La addosso? divisa è delle guardie d'inverno, quelle che si trovavano all'interno della torre di ghiaccio. Erano altre persone. Se volessi informazioni su di loro, cosa dovrei tirare? Su questo Di per ordine sé, o quello che è? come ho detto io, praticamente tu virtualmente tu conosci già loro, perché anche se non sei stata in sessione, i personaggi diciamo che partecipano comunque alla situazione, quindi tu comunque li riconosci, Sì. sai che fanno parte dei cattivi. Ah, ok. Ma dico, so qualcosa che ho letto, qualcosa che mi ha raccontato mia madre su di loro. Sì, ne riconosci una delle persone in particolare. Praticamente vedi Ah. che i quattro falchi si poggiano sui quattro con la divisa, però uno è abbastanza particolare, vedi che ha una chioma di capelli bianchi e ha gli occhi di due colori diversi, uno blu e uno viola. Cioè, praticamente c'ha la chioma di capelli bianchi come me, in pratica. Cioè, Sì, c'ha il ciuffo. anziché il ciuffo ha tutti i capelli bianchi, Come... però Ah. sai che lui fa parte di una specie di lupi mannari. Ah! Questo Nice. non è bene. Ti ho sentito un nice sottofondo troppo bello. Sì, era la mia ragazza. Ero io. Comunque, nice. nel momento in cui Nice. scendete tutti, quindi scendiamo tutti dal Ma carro, cioè, bro, anche non è che Nadia possiamo si fare. paralizza un attimo e Ma praticamente questi qua sono i cattivi perché sono al servizio della sì. regina. Ok, quindi di quelli che del gruppo poi tutto lì faceva parte di mia madre, faceva bellissima sta cosa. Lui più che altro, perché loro sono semplici scagnozzi loro. Però lui soprattutto, Ok. lui di loro, della sua stirpe, ne conosce un sacco. Ne conosce un sacco. Ok, E merda. sai che Ok. abitano esattamente dove stiamo andando. Sai che abitano a Whiterun, hanno un quartiere tutto loro. Ok, io lascio parlare gli altri perché se parlo io finisce a E anche con risarcimento. Ada. Sì, appunto. Ma io perché non so parlare con gli altri? Ada perché gli piace far Sì. vista. Leggi. Quindi do una gomitata a Caleb. Grazie per E la finisce. fiducia. Ma perché Perché Caleb Caleb lo conosco di più. lo conosco di più. vuoi? Parla. Io Parla. devo parlare. No, non farò il Considerate grosso che di più. come altezza si guardano negli occhi, lui e Ada come altezza, eh? Ah, beh, Ovviamente è sì. pure più alto di Quello Caleb. sì. Far parlare a me davvero. Ma sei te quello carismatico? Minchia. Va bene. Ok, allora do una gomitata al nano. Oi. Io, Parla, il Turion. paladino, parla, Turion. Dai, usiamo diplomazia. O intimidire, sono due le cose. Vabbè, quella è Tant'è la alfa. scelta. Beh, l'imbarazzo della scelta, dai.
Dai. Che non li intimidisci, beh. Diplomazia. Ok. Oh, 20. Ok, cosa gli dici? Bella domanda, bella domanda. Non è che solo devi tirare i dadi, qua devi parlare, vabbè. Considera che lui è alto quanto Ada, e mentre si avvicina ovviamente vi hanno accerchiato. Avete i quattro falconieri intorno e lui davanti. Ovviamente vi sta guardando, e l'unico che dice è arrendetevi e venite con noi a Whiterun. Ah, amico, questa situazione non la gradisco. Gli dico, aspetta, gli rispondo in modo di nuovo un'altra volta. Cos'è che dobbiamo fare? Quando la diplomazia, te hai 20 in diplomazia, ma è quasi un 1 a intimidire. E tu tipo così. Cos'è che dovremmo fare? Scusa. Che cosa? La diplomazia intimidire con un paladino è poco. Io mi porto la mano alla faccia ancora, un facepalm di quelli allucinanti, vediamo dove cazzo sono finiti. Vabbè, a un certo punto do una gomitata ad Ada e gli dico, Ada, vabbè, anche questa volta. Praticamente, ignora il paladino, ignora Turion, e con una manata, ovviamente vedete che mentre fa la mano, cioè gli artigli che gli si sono cresciuti sulle unghie, afferra per il vestito Ada, la strattona a lui, e praticamente dice che, e praticamente fa, sentite teste di cazzo, o venite con noi, oppure vi facciamo passare un brutto quarto d'ora. Scelgo la seconda. Io ecco. Nel frattempo rido. Votiamo un quarto d'ora, su. Allora, noi siamo democratici, noi votiamo per uccidere. Poteva essere una scena interessante, che qua ci poteva scappare il sesso selvaggio tra loro due, ma da me. Perché? Minchia, castrazione non chimica con un attacca. Aspetta che... Allora, dobbiamo... Ada si sta strappando il un attimo, dobbiamo ritirare iniziativa. A posto. Per la persona tipo sarà la prima a morire, fine. Non lo so, questo è grosso. A posto. Già il mio... Già il gioco ha capito che devo fare qualcosa di importante. Ah, beh, sì. Perché? Ah, ha tirato la... Quando fai un 20 di iniziativa critico. Grande! Il gioco ha già capito tutto. Oh. Io no. Abbiamo già due crit iniziativa. Mi pare buono. Ok, vediamo Ada quanto avrà di iniziativa. Forse che dai, che sono il secondo. Forse dai. Ada 18. Sì, sono il secondo. Vai. Terzo. A posto. No, quarto forse. C'è Ada prima. È la prima volta che Turion agisce prima di Ada, ragazzi. Cioè, è la prima volta in... Dipende dalle esigenze, ricordati. È la prima volta in 17, se non 18 episodi, che Turion è la prima volta che attacca. Agisce per cioè, primo. È la prima volta... Vabbè, per primo no, ma prima di Ada, cioè. Ma per primo? No, per secondo, perché Turion è quello che è più veloce. Ah, vero, vero, vero. Tipo, dov'è il tuo dio adesso? Il dio di Ada è un dio delle battaglie. Non so se proprio lo vuoi vedere, ma vabbè. Minchia, perché io che cosa stronzo, non ho capito. Il tuo sta a forgiare probabilmente le armi che usa il mio. Allora, sono in società praticamente. Sì. Minchia, la banca migliorava tutto intorno a te. Uno vince e l'altro pure. Forgia tutto intorno a te. Allora, io direi che nonostante Tony sia il primo, Ada c'ha comunque un'azione da poter fare visto che sta là davanti. Perché era strattonato, cioè... No, sì, infatti ci sta. Lì ci stanno le botte da Orbi della serie. Cioè, dire che il tipo era davanti a me, quindi tipo un cazzotto glielo tiro a prescindere. Perché considerate che state comunque disarmati. Un cazzotto comunque un cazzotto glielo tiro. L'arma. Faccio tipo lo switch. No, ma è bellissimo perché Ada probabilmente lo uccide per snu, no, Ada non è interessata a lui. Meno male. Ma che si prende qualche malattia. È inutile dire che ha fatto critico, vero? È inutile. Colpi non letali. Con solo un pugno. Con solo un pugno va per tenerlo a distanza.
per farsi lasciare. Minchia, gli ha fatto venire la smaniosi a quel coso. Allora, mentre Ada ha dato un cazzotto, quello sta... L'ha lasciato e ha fatto un passo indietro, sta un attimo... Che caspita è successo? Un attimo... Mentre c'ha... tipo cartone animato, si gonfia la faccia di Viola. Ma gli ha fatto tipo... Gli ha fatto tipo 49 danni, così. No, devi contare solo il primo colpo, si chiama solo il primo colpo. Sì, sì, e non devi contare l'elemento, ovviamente ha fatto soltanto 31 danni. Cioè, soltanto... Signore e signori, così si chiama castrazione fisica. Si chiama castrazione fisica delle signori, queste si chiama non toccare una donna, soprattutto se è alta. Quanto te, c'ha il tuo stesso, raggio di bicipite. Infatti, soprattutto sei ignorante quanto te. Comunque, sei beccato questo cazzottone, quello sta quasi un attimo rincoglionito. Via il turno. Ok. Quanto è la distanza tra i quattro coglioni lì? I quattro coglioni praticamente vi stanno intorno. A posto, diciamo, vai. Che, allora, aspetta, vi posiziono un attimo. Allora. Faccio effetto domino. Allora, Tori sta qui, Caleb qui. Tu stai qua e Ada sta al centro, ok? Mentre tu ne hai uno davanti. Perché hai detto Caleb hai preso me? Vabbè, mi hai capito comunque, giusto per disporvi. Ho dimenticato i tipi qua. Falconiere. Anzi no, quattro stronzi. Ok. Io quattro stronzi, c'è la razza specifica. La manuale, quattro sì, per stronzi. Non... Ragazzi, c'è la razza. Io dico a tutti. Dei quattro imbecilli fate quello che volete, ma quello lasciatelo vivo. No. Appena dici quello lasciatelo vivo, Ada si guarda il cappotto. Sì. Sì, perché ha informazioni che mi servono. E no, perché lo faccio morire istante. No, non lo fare morire, fagli danni letali. Non ucciderlo, per favore. Vabbè, gli taglio le gambe, va bene. Va bene. Ada, fidati che ha sentito soltanto uccidilo, non il non, visto che gli ha strappato il colletto del cappotto. E Ada non sa cucire. Per favore, te lo cucio io. Minchia, gli droppo l'arma ad Ada e me la fa scendere, minchia. La situazione è questa. Ada è partita per cacciare e per scoprire nuove cose. In questo momento non sta scoprendo un cazzo. Quindi... effettivamente non lo sta cercando il cazzo, quindi come fa a scoprirlo? Scusate. Guarda, il silenzio subito dopo è stato piuttosto eloquente. Io dico Inizio. Solo questo. Pensate che l'eloquenza, perdonami. Vabbè, comunque, considerate che comunque state picciarmi, no. Non le ha adesso in mano. Quindi comunque Thorin... Strano. Mi chiamo a cazzotti. Puoi prendere l'arma, è un'azione di movimento. Vabbè, se tanto ci dobbiamo muovere per avvicinarci. No, ce li avete davanti, ce li avete davanti. Io non vi devo muovere. Ce li avete tutti, ce li avete uno davanti, ognuno di voi. Ah, ok. Boh, vi metto qua queste cose. Uno è qui, l'altro è qui. E quello che tu vuoi salvare praticamente è qui. In questo momento sta ancora rimbambito. Salvare tra molte virgolette. Mantenere vivo. Sano no, vivo sì. Vabbè, essenzialmente io direi che gli tiro contro. Visto che sta a me, gli tirerei contro una sassaiola al tizio. Il tizio colpito da Ada è quello che dovremmo tenere in vita. Vabbè, dai, tiro una sassaiola a questo che c'ho qui davanti. Oh, ciò che gli dà attacco d'opportunità, no? Ma non attacca a distanza. Penso, la sassaiola non è un attacco a distanza, no? Sì. Sì, la sassaiola è... Allora, la sassaiola è un attacco a distanza, però sul lato non sono sicuro che se lo no, causi. No, è un lato, è attacco a distanza. Sì. Tutti gli attacchi a distanza danno lato. Fai un passo di un metro e mezzo indietro e fotti te. Si trova su Ada, vedete, si arrampica. C'è Ada lì. Minchia, siamo così stretti. Minchia, oh, perfettissimo, merda. Vai. Beh, oddio, puoi condividere lo spazio con un alleato. Minchia, io faccio festa. Non è il massimo, Più siamo stretti, meglio per me.
ci attacchiamo e... Ok, quindi fai la sassaiola? Okay. Sì, mi prendo pure se mi prendo quanto la... è di classe armatura? Penso gli faccio sì. Io e... aspetta, no, aspetta, mi si è buggata la classe armatura, mi dà 10 totale. Ma che cazzo? Minchia. What? Dovrebbe essere 4 di destrezza più 19. Ah, ok, no, non ti colpisce. Wow. Okay. Hai contato i due... cos'hai di armatura? A me dice 16 comunque, eh. Ah no, ok, 19. Sì, sì. 19. Cos'hai di armatura? Tori? Ah, e ci metto pure gratis un bel... sì. Token. Powered. Giusto per toglierci. Ah, non ho segnato. Ci stanno 2 di 6 più 5 da segnare. Ah, ok, tanto giusto per toglierceli proprio da davanti al cazzo, no? Sì, sì. Cominciamo bene. Solo perché mi sta. Gli puzza l'alito. Danni letali o non letali? Su questo qui davanti, ah, okay. A me letali. Come le guardie a Wildsby, l'hai crinellato di pietre. Ha fatto una bella indigestione di sassi. No, il punto è. Altrimenti boom, destro e il tizio che vola via con una grandia, se guarda, e senti Shooting Star in lontananza, se guarda, ma guarda mamma come Cappuccetto Rosso col lupo pieno di pietre. Oh mio Dio. Vabbè, non lo so. Un gioco troppo Magic, ragazzi, scusatemi. Cosa buona e giusta. C'ho quella carta tipo che la uso sempre. Cazzo faccio ad attaccare? Vabbè. Comunque, adesso sta Turion, ricordi che sei... Sì, effettivamente. Vabbè, tu puoi tirare fuori un Falchion, è lo meglio. Un Falchion. Sì, c'è il Falchion. Come sì, sì, vabbè. Un Falchion. Caleb. Comunque qua, il primo stronzo che mi trovo davanti, sì. Sto coso qui, lo chiameremo, okay. Pixel. C'è un pesantissimo di martello. Un nome, un programma. Sì, perché prende una previsione su che cosa rimarrà di lui. Ok. Per prendere qualcosa. L'arma, chiaramente, l'attacco di opportunità. Guarda, per... ok. 19, 4, 23, colpisce? 23, sì. Riduzione dei danni, quanto che mi toglie. Mi gatti la schiena. 5 più 2, 0. Perché tu hai ridotto i danni 5, no? Fino alto. Perfetto. Non un cazzo. No, troppo alto. Ti colpi, tu senti la spada e ti rimbalza addosso e tu fai... Ah! Fino... ah. Mo sei morto! Ti va a psych. Ah, più destra. Ah, gli faccio un completo tanto per... Non toccare la mia armatura! Deus, fucking un vult. No. Vai, fai un completo di martello. Solo un'arma scegli. A cui... Sì, sì, di martello. No, no, no. Lo vedi il tiro? Come? No, te lo giuro. E si vede che dopo un po' di disconnette. Ma che madonna. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, Chris. Vabbè, aspetta. Inviamo la foto. Per me ogni volta lo fa apposta. Poi fa il volo un... Di base lo vedete se faccio il volo un lancio. Lo vedete, no, se lo faccio. No, no, fai al volo un foto. E la madonna. Photoshop. E che? Fotomontaggio dove? Scusatemi. Cioè, praticamente questa. Vabbè, solo il primo. No, ha detto fa un completo. Praticamente è imparabile il colpo. No, non può, se ha tirato. Già è vero, solo uno. Vabbè, il primo colpo, tanto mica faccio male comunque. Il primo colpo, tranquillo, che l'ha sentito veramente, ma veramente bene. Oh. Mm. E aspetta, hai fatto danno perforante o contundente? Ma non mi ricordo che cavolo di danni c'ho il martello. Tu. Tutte e due posso fare, quindi dire di più contundente. Quindi vai di non letale o di letale? No, allora, quando è tutte e due... Letale. Tutte e due contemporaneamente. Faccio letale pure, perché sto qui deve morire instant. Ok, mentre gli fracassi non è quello importante. Se con un tipo supera la resistenza, l'ha superata. Mi sa che tipo l'ho superata la resistenza di quel coso. È superata la resistenza del ginocchio. Mi è spezzato praticamente il ginocchio. Sta a terra. A posto. E chi tocca adesso ad Ada. Oh, mi si è aggiornato Steam. Che va avanti verso il tipo. Il tipo cerca di dargli un'artigliata. Mm. Che non va.
E Ada ancora più trigger perché sta cercando, perché un altro poi gli strappa di nuovo il vestito, quindi molle parte l'embolo. Che diventa come Hulk in Endgame. Gli parte Praticamente. l'embolo. Gli parte No, vabbè, gli fa semplicemente il KO. Gli dà un colpo di quando KO. sacrifichi la forza e metti intelligenza. Dai, dai, facci vedere, facci Vabbè, il sognare. KO è soltanto un tiro su di lui per resistere. Quant'era? Mo, se non me lo ricordo. Mannaggia me che non l'ho scritto. Gli ha KO. fatto un 12 perfetto con. Ok, bersaglio deve superare un tiro su tempra. Quindi difficoltà 10 più un mezzo del livello, quindi 10, 13 più il modificatore di destrezza. Quindi 13, quindi c'è da superare una difficoltà di 18 su tempra. Ok. Che non supera! Chiedere un scherzo, i miei danni si sentono ora. E intanto, solo perché gliel'hai chiesto tu, sia chiaro? Sì, Non lo uccide! certo. Un altro cazzotto e lo stende per terra. Grazie. Grazie. Poi ti guarda e dici, mo me lo devi ricucire però il cappotto. E lo raccoglie, se lo mette in spalla. Ok, Bene, farò di tutto, farò il possibile. tocca all'Anlis. Tiro su Tocca Kraft. all'Anlis. Ok. Io faccio un passo indietro. Giuro, non mi ricordo che Grazie Ada l'hanno. che mi hai dato spazio. Faccio un passo indietro e azione di movimento, estraggo l'arma e colpisco questo. Ok. Dove cazzo sei? Vedi come quell'arco diventa un fucile a pompa dopo. 9 danni. Lo colpisci più o meno alla testa della spalla, però non gli infliggi un granché di danni. Sì, lo so, non... vabbè, ma non è il mio scopo fare danni. Norgrim Ovviamente. non agisce. Norgrim Ragazzi, sta là per. il mio personaggio non è fatto per far danni. Come il mio non è fatto per tirare le spelle, però l'ho fatto Che poi aspetta, ho comunque. dimenticato di vedere il DC per Vabbè. vedere quanti turni. 6 turni, rimane steso per 6 turni, quindi. Ah, mica è morto direttamente. Che brutta fine Oh, che ha fatto. tu mi hai chiesto di risparmiarlo, altrimenti Ada non l'avrebbe risparmiato, avrebbe fracassato la Ma che faccia. gliel'ha ma devi Ok. risparmiarlo perché dopo lo devo interrogare lo stronzo. Perché quello sa cose. Ok, allora quindi agiscono i tre stronzi perché ormai non sono più quattro. Allora, quello col ginocchio fracassato risponde di nuovo a Turion. Che fa 7 e non colpisce. Scusa, ma che cazzo fa Non ho detto camminare? infatti che Non cammina, fa cioè rimane camminare. là e cerca di colpirti con la spada. No. Ok, posso contrattaccare? Cazzo. Tocca a lui. Poi invece quello vicino a Caleb fa una prova di afferrare. Fa Gli fa un 5, no, fa suplex ora. 5. Non credo che la difesa di Caleb sia a 4 sulle manovre di combattimento. Invece l'ultimo, quello che tu hai fatto con la spalla, si riavvicina per colpirti con la spada lunga. Bastardo. 20, quando gli tira 16. col colpo con la spada, tu gliela 16 blocchi. colpisce. No, ho 20 E allora, di CA. quindi tu gli dai il colpo di spada, però non, tu riesci a schivarlo anche perché è più lento per via del colpo alla spalla. Tocca a Caleb. È lento. Ora critta. Sicuramente critta adesso. Scattusci. Vediamo. Vabbè, gli dai attacco d'opportunità. Meh. Beh, di colpire colpisci. Però. Vabbè, portami quel. Anche tu colpisci. Pota, io vado sulla distanza, Anche non su tu colpisci. nemmeno lì. Gli orca in punti non vitali. Gli fai male, ma non tantissimo. Tocca di nuovo a Thorin. Oh. Ehi, Potter. Allora, io punto quello di quale volete? Quale vi dà fastidio? Dipende. Colpisci quello di No, sì, Caleb. no, che me. Oh no, aspetta. No, Considera che questo se lo può ero. colpire benissimo Ada a calci. È vero anche Questo se lo fa quello, quindi. Turion, questo se lo finisce Thorin. Eh sì, a Grazie. prescindere.
Quindi ho detto, no, prendi quello, fermati. Però se fa qualche passo e mi lasci lo spazio per muovermi, io sono contento comunque. Ti avviso, nel senso. Io faccio un passo indietro Grazie. e dopo di che punto quello di vado su quello di Caleb, che Sì, almeno per favore, levatemelo dalle balle, dai. gli Sempre tiro l'ascia un veramente. bel colpo empowered, quindi più. Ma sì, facciamo esplodere anche questo e via. Cristo, ma tu sempre i danni minimi fai, come cazzo? Ma Vabbè. almeno un dado minimi. un dado minimo, ma tanto pure che fai il dado minimo. Sì, infatti, cioè, basta e avanza. E vabbè, ma ragazzi, quelli sono i danni medi che praticamente Cineta. fa il cineta a Minchia, è questo livello. vero. Poi più avanti, peggio diventa. In termini di danni. Madonna. Sì. Il DPS. Sì, perché considera No, che no, ha ma. un D6 ogni livello. Cioè, no, ogni Minchia. due. No, un Ogni D6 due. ogni Ogni tre. due. 10 D6. Però è un D6. Sì, però è un D6 più uno se fa la blasta fisica. E in più gli somma anche la Esatto. costituzione, perché non contento. Fa male veramente. E Turio non ha preso, che ne so, quello per fare la spada o per fare quelle cose lì, perché quelle cose lì sono ignorantissime. Perché fai l'attacco completo, sta roba. L'infusione, però quello lì ti diminuisce il danno che fa il blast normale quando, cioè, a seconda del coso, se è fisico o cinetico. No, no, no. Fisico non ti No, cambia tra niente. fisico Adesso mi sono e... perso Vabbè, io. tra fisico e energetico, la differenza sta che nel fisico utilizzi il pieno, invece nell'altro utilizzi metà del modificatore di costruzione, basta. Quella è la Sì, differenza. sì, sì. Comunque. Ed è Sì, solo un sì. D6, non è un D6 più uno. Tocca a Turion. È Sì, meglio il sì, sì. fisico. È meglio il fisico perché non usa la Ah. magia, non. No, E guarda il lato positivo. il Puoi usare il fisico completo adesso. ignora le resistenze, poi, cioè, tra poco ignorerà pure le resistenze tipo damage reduction ad Sì, adamantio. il fisico praticamente, cioè ti dico, il fisico con l'ether, perché avevo l'ether, Il avevo, no, primo avevo il colpisce, il telecineta. secondo pure. Lo fracassi di Gli mazzate. faccio il Lo fracassi completo, di sì. mazzate. Madonna. Col telecineta ero l'unico che riusciva a fare danni pieni ai costrutti sciami. Agli sciami costrutti. Una cosa illegale, perché erano immuni alla magia, ma anche ai danni normali. Madonna. Comunque, l'altro è esploso sotto il martello di Turion. Di Sì, pensavo per Thor. il dito. Ma sì, un'esplosione Ma dietro l'altra, sì, come ma piace a che noi. cazzo ce ne Sì. frega. Tocca Vai, Ada, ad Ada. dai, toglimi sto coso da Raffica davanti, per dell'attacca favore. brighe, coi piedi. A calcio in culo, deve morire questo. Sono d'accordissimo. Non è fare 10.000, però. Vale solo il primo. Vabbè, è No, perché uguale. in teoria c'ho un attacco, quindi al secondo devo contare il primo. Lo faccio destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Cosa cazzo stai combinando? Gli attacchi. Ma scusami, non sono già la raffica, non è già contato Allora, con la raffica ho tutto totale tre qua. attacchi. Sì, lo so, però ne hai fatto, l'hai schiacciato due volte, questo sto dicendo. Se ne sono Aspetta, venuti che fuori questo due. è il completo, i primi due. Con la destra pure. No, non hai capito. Cioè, io ne vedo due. No, vedo due serie da tre. Perché un attacco io c'ho a combattere con due armi. Quindi io ho un attacco con l'altro colpo. Non ha capito. Mi sa che non ha Lo so che capito. gli dà. Vedo sei attacchi. Sì, perché mi serve a me del secondo, degli altri tre, mi serve soltanto il primo, attacco numero uno, per il BAB pieno. Ah. Sto Ah, usando la baraglio, stai raffica, sono totali tranquillo. tre No, no, attacchi. Però No, no, no. Mi sembrava strano fare tutto sto con attacchi crocchio con qua. due armi c'ho due Siamo qui perché calci. siamo C'ho due calci, mezzanotte. Sì, infatti. quindi l'altro di questo qua, quindi 21 passa, 24 passa, 26 passa e 20 passa. 13, 29. No, aspetta, allora uno devo togliere di 6, allora quindi qua devo togliere 4, quindi sono 9, 29, 22 e 10. Ma sarà Sì, a morto calci, è ormai. morto a calci. Chun-Li di Street Fighter. L'ha schiacciato.
Sì, infatti. Vediate, tranquilla, con il tipo sulle spalle che dà calci. Boh, ragazzi, abbiamo qualcuna delle corde, qualcosa per tirare fuori l'altro. Vada, butta a terra il tipo e riprende quella corda che aveva, che praticamente ormai è tutta insanguinata, con tutte le volte che abbiamo usato quella corda. Se no possiamo usare, ce l'ho io, se no, nel caso. No, no, quella insegnata è Vedi? meglio. Tanto è sporca del Ok. sangue di altre guardie, quindi. Vabbè, Così magari si prende qualche giustamente. malattia. No, sono immuni, maledetti. Sono immuni alle malattie, maledetti, è Ok. vero. Allora, abbiamo catturato Norgrim. Cosa volete fare? Interrogarlo. Con Ada che lo prende a Per pugni per svegliarlo sempre. oppure. Vabbè, lo posso svegliare Non col io. martello. Vabbè, qualche schiaffone per svegliarlo magari ci sta, Qualche effettivamente. cazzottone per Anche più svegliarlo, di sì, comunque. qualche. Vabbè, un cazzottone a tutti a vicenda, tranne Ada che lo one shot. Un cazzottone da tutti! Sì! No, io gli faccio la carezza, non gli tiro un cazzotto, Anche proprio. Ada gli tira una carezza. È una bella carezza d'acciaio che fa danno tagliente. No, ti prego no. Mi sente una spadina davanti, ecco il danno.